Un saluto da Ivan Paparelli e ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Oggi vi parlo di Honor 3C. Abbiamo provato proprio poche settimane fa Honor 6, il fratello maggiore. Entrambi questi nuovi dispositivi condividono una filosofia ispiratrice, che è quella di questo nuovo brand che vuole proporre al mercato dei prodotti con un notevolissimo rapporto qualità-prezzo. Ecco che abbiamo con Honor 3C la possibilità di utilizzare un bel display da 5 pollici HD, la gestione dual SIM, quindi delle doppie linee telefoniche, 2 giga di memoria RAM, una buona fotocamera, una robusta batteria, il tutto per 139 euro di listino, quindi sicuramente un prezzo estremamente competitivo per un apparato con una scheda tecnica sicuramente di un livello superiore a quello del prezzo e in definitiva anche un'esperienza d'uso estremamente piacevole. Andiamo allora a descrivere quali sono le principali caratteristiche di questo nuovo Honor 3C e anche a scovare qua e là qualcosa che si poteva realizzare un po' meglio. Display, vi dicevo, un pannello IPS da 5 pollici con risoluzione 720x1280 pixel, colori piuttosto saturi, ben contrastati, un display assolutamente adeguato alla tipologia di prodotto. Fotocamera frontale 5 megapixel, una buona fotocamera dotata anche di quelle piccole applicazioni direttamente in camera durante lo scatto per migliorare anche l'incarnato quando dei volti, quando facciamo degli autoritratti, quindi sicuramente una buona unità frontale. Sensore di prossimità e luminosità e un'ottima capsula auricolare, volume alto, ma ciò che mi è piaciuto di più è la qualità della parte acustica, è davvero un piacere utilizzare questo smartphone anche durante le normali telefonate. Nella parte inferiore troviamo invece una delle cose che mi è meno piaciute di questo Honor 3C: i pulsanti di dialogo con il sistema operativo, che Android in versione 4.2.2, sono esterni alla cornice del display, quindi sfruttano in maniera ottimale lo spazio a disposizione. Purtroppo non sono retroilluminati, quindi bisogna andare un po' a tentativi per riuscire a centrarli al primo colpo. È un po' un peccato, perché bastava anche una leggera retroilluminazione per migliorare le cose. Spostandoci sul profilo possiamo osservare circa 9 mm di spessore, poco di più, un telefono che non è sottilissimo ma ha una buona sagoma nel profilo, quindi si impugna bene, non appare neanche particolarmente ingombrante, 140 grammi di peso, quindi risulta anche piuttosto stagno e ben bilanciato. Pulsante di controllo del volume, tasto di accensione qui a destra, nulla sul profilo di sinistra, ingresso micro USB nella parte inferiore e il microfono principale. Nella parte superiore abbiamo invece l'ingresso cuffie da 3,5 mm. Spostiamoci nella zona posteriore, un foglio plastico, il cover completamente removibile con superficie lucida, che purtroppo insieme direi a un buon impatto estetico anche una tendenza notevolissima a trattenere le ditate e lo sporco, un po' un peccato. Sotto al cover cosa troviamo? Una batteria da ben 2300 mAh che lavora secondo me in maniera piuttosto efficace anche con il reparto hardware. Il risultato è quello di un'autonomia che copre senza grossi problemi una buona giornata di lavoro. Abbiamo i due slot per le SIM in formato micro, quella superiore è la SIM numero 2, quella inferiore alla SIM numero 1. Solo la SIM numero 1 può funzionare in 3G, non è possibile quindi fare lo switch via software della rete 3G su una SIM o sull'altra, dobbiamo invece invertire fisicamente le due SIM. Ingresso micro SD per espandere la memoria, fotocamera da 8 megapixel con flash LED, autofocus e Full HD per le riprese video. Richiudiamo il cover così vi faccio vedere anche l'altoparlante di sistema, uno speaker con un volume abbastanza alto, anche se non è previsto nessuno scalino, nessun piedino per tenere sollevato il telefono. Questa leggera curvatura nella parte inferiore dello smartphone aiuta lo speaker a non avere grossi problemi anche quando lo utilizziamo su superfici piane come la scrivania che sto utilizzando in questo momento. Poi proviamo a fare anche un test con la nostra consueta telefonata. Apriamo un Antutu Benchmark, 19.200 punti, 201, che posizionano questo smartphone nella media dei dispositivi che utilizzano questa base hardware. Faccio riferimento al processore MediaTek MT6582, un processore quad core che può girare fino a 1,3 GHz. Ci sono ben 2 GB di RAM, quindi un quantitativo davvero abbondante. Abbiamo una GPU Mali 400 a gestire la parte grafica, mentre parlando della memoria fisica, entriamo qui nelle impostazioni. La memoria è costituita da un banco da 8 GB, di cui realmente disponibili circa 5,5. Avete visto che c'è uno slot micro SD che ci può
aiutare ad aumentare sia la memoria di storage, quindi quella dell'archivio per i nostri file, ma può anche diventare un disco di scrittura predefinito per le nuove applicazioni. Quindi possiamo scaricare anche le applicazioni e installare direttamente sulla scheda di memoria. Abbiamo poi il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS, la parte dati può contare sulla HSPA Plus. Vi dicevo prima che una delle caratteristiche interessanti di questo nuovo Honor 3C è la possibilità di gestire la doppia SIM, un fatto abbastanza consueto visto l'hardware che gestisce il telefono. Anche il paragrafo di gestione lo abbiamo già incontrato, anche se risulta leggermente modificato, forse un po' peggiorato rispetto ad altri telefoni, perché le opzioni da poter scegliere sono di meno. Possiamo accendere e spegnere selettivamente le due linee e identificare la parte dei dati. Purtroppo non possiamo identificare una delle SIM come predefinita rispetto all'altra. Perché? Perché Honor ha pensato nell'interfaccia telefonica, nel dialer, di posizionare in maniera permanente i due tasti di lancio delle chiamate. Quindi in realtà scegliamo sempre noi al momento con quale SIM originare la chiamata. È un sistema davvero a prova di errore, quindi diciamo che è stato compensato con questa scelta la mancanza del menu che abbiamo visto poco fa. Anzi, visto che ci siamo, lanciamo direttamente una chiamata con il gestore Vodafone, visto che c'è anche una SIM Vodafone dentro. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone per tenere sotto controllo. Come vi dicevo prima, l'altoparlante di sistema sembra non patire particolarmente il posizionamento, soprattutto su superfici piene come queste. Il volume, avete sentito, è anche abbastanza alto, si riesce a utilizzare, direi, senza grossi problemi anche in automobile. Assolutamente di buon funzionamento anche delle antenne per quanto riguarda la trasmissione e la ricezione del segnale. Andando a analizzare anche le altre parti specifiche del telefono, su Android 4.2.2 gira l'interfaccia Emotion UI in versione 2.0, un'interfaccia che abbiamo già visto anche su alcuni dispositivi di casa Huawei, perché anche questo Honor 3C è powered by Huawei, è quindi un'interfaccia alla quale siamo già abituati, l'abbiamo già conosciuta, che si distingue principalmente per l'assenza del pulsante di accesso alle applicazioni. Applicazioni che invece vengono sistemate sui primi livelli della home page. Possiamo naturalmente personalizzarle con la creazione di cartelle, alcune sono già preimpostate, e anche con la possibilità di variare completamente tutto l'impatto estetico, perché c'è questa applicazione che si chiama Temi, che ci permette di cambiare non solo gli sfondi e i vari colori di sistema, ma addirittura tutta la grafica delle icone, di tutto quanto il sistema. Ci sono queste tre opzioni che sono precaricate. Andando online invece c'è una moltitudine di altri temi da poter scaricare. Io mi sono scaricato questo Black God perché mi piace particolarmente, io lo uso da moltissimo tempo, ha una base nera che trovo molto elegante, lo uso da moltissimo tempo anche sul mio Mate 1, l'ho scaricato quindi anche per la prova su questo Honor 3C. Ripeto, al di là dei miei discutibili gusti personali, è bello poter personalizzare anche completamente l'interfaccia estetica del proprio dispositivo. Andiamo a vedere la navigazione internet. È presente sia il browser stock che il browser Chrome. Nel caso di questo Honor 3C, io vi consiglio caldamente l'utilizzo di Chrome, perché il browser stock sembra un po' impastato, un po' troppo farraginoso nel caricare le pagine. Chrome invece mi sembra molto più efficace, molto più veloce nel caricare le pagine, li riformati in maniera più rapida, di fatto regala un'esperienza d'uso che trovo più gratificante. Il display di generose dimensioni aiuta anche a vedere correttamente i contenuti e di fatto anche tutto il sistema risponde in maniera assai efficace alle nostre sollecitazioni. Dopo il browser vediamo anche Subway Surfers, facciamo una partita al nostro solito gioco. Come vi dico, da qualche giorno è cambiato lo scenario perché il gioco è stato adeguato alle imminenti festività natalizie, quindi c'è un clima con tanto di neve e i colori tipicamente ispirati al Natale. Facciamo partire la nostra consueta fuga. Dopo
Va bene, io direi che avete visto già a sufficienza il gioco, viene gestito senza problemi. Può capitare, adesso l'ho fatto in maniera davvero molto limitata, una leggerissima scattosità quando il gioco viene riavviato. Nulla che possa pregiudicare la giocabilità di giochi di questo tipo, assolutamente. Davvero, i giochi poi sono fluidi e estremamente divertenti anche su questo dispositivo. Prima di passare alla parte multimediale, volevo farvi vedere anche questo programma che si chiama Gestione Telefonica. Anche questo non è una grande novità, l'abbiamo già incontrato sulla Emotion UI. Il telefono effettua, o meglio, questa applicazione effettua una scansione completa di tutta la parte, di tutti i reparti del telefono, con la possibilità di ottimizzare il funzionamento. Va a scaricare la memoria RAM quando è troppo satura, va a chiudere alcune applicazioni che non servono, fa una pulizia di file temporanei. Ci permette anche di attivare alcune comode funzioni, tipo il filtro molestie, per creare delle liste di contatti dai quali si può ricevere messaggi e chiamate, oppure delle blacklist per inibire invece l'ingresso di alcune chiamate da altri numeri. Possiamo attivare il risparmio energetico, autorizzare alcune applicazioni ad andare in internet e altre no, la gestione delle notifiche e anche qui l'avvio con quale applicazioni debba partire. Quindi un tool che ci permette davvero di ottimizzare in maniera corretta il funzionamento del nostro smartphone. Entriamo un istante, anzi io volevo farvi vedere, perché prima, dopo avervi fatto vedere la gestione della doppia SIM, mi sono perso e non ho fatto vedere alcuni dettagli delle impostazioni. Volevo in particolare farvi notare che è presente la modalità semplificata dell'home page, quindi la possibilità di utilizzare un'interfaccia con questi quadrettoni grandi, per chi magari non abbia grande dimestichezza con la personalizzazione del sistema operativo Android o semplicemente voglia davvero avere sott'occhio quelle 4-5 applicazioni di utilizzo più frequente. Si chiama proprio modalità semplice. Abbiamo poi, vediamo cos'altro c'è di interessante. Non disturbare, abbiamo visto poco fa, è un'applicazione che ci permette di non ricevere nessun tipo di notifiche in alcuni momenti della giornata, direi magari con principale attenzione nelle ore notturne. Aree notifiche, abbiamo la possibilità di gestire l'interfaccia utente con una sola mano, ecco che flaggandola, ad esempio la parte telefonica avrà il tastierino che verrà spostato a destra o a sinistra in base alle nostre preferenze, quindi per aiutarci a utilizzare correttamente il dispositivo con una sola mano. La modalità guanti, quindi per aumentare leggermente la sensibilità del touchscreen e utilizzarlo anche in inverno con i guanti, direi che è il momento, appare particolarmente opportuno e pertinente. Nelle info del telefono vi faccio vedere che abbiamo la versione Android 4.2.2. Proprio poco prima di iniziare questa recensione ho avuto uno scambio di mail con l'ufficio stampa di Honor, perché ho cercato di capire se fosse stato disponibile a breve un aggiornamento a 4.4 del sistema operativo. In realtà mi è stato risposto che non è al momento calendarizzato, però mentre preparavo la prova nei giorni scorsi mi è bastato andare in internet ed è facilissimo trovare che questo Honor 3C è arrivato da poco ufficialmente in Italia, ma in realtà era già disponibile tramite altri canali, si poteva acquistare già su altri mercati. Ecco, io direi che si può trovare senza grossi problemi una ROM originale anche con la versione 4.4 per chi è intenzionato ad acquistare questo telefono o lo ha già fatto. Credo che non sia poi un grosso problema anche arrivare all'aggiornamento di KitKat 4.4. Spostiamoci a questo punto nel reparto della fotocamera. Entriamo prima nella galleria, qui ho alcuni scatti, vediamo questi prima dei soliti scatti che facciamo di prova all'aperto. Questa è una foto che è stata fatta ad un bicchiere, credo da mio figlio. Si può vedere, secondo me, davvero un buonissimo livello di definizione. Guardate come si vedono addirittura proprio le trame della stampa sul bicchiere. Mi sembra che davvero ci sia una buonissima efficacia. Qui c'è anche una lattina, va bene, facciamo un po' di pubblicità alla Coca-Cola, ma fa niente.
Qui invece sono le foto fatte completamente all'aperto. Purtroppo oggi c'era una foschia notevole su Milano. Direi che i colori sono comunque stati riprodotti molto bene. Anche la presenza del dettaglio, pur zoomando molto, resta visibile. Un'immagine non eccezionale, ma sicuramente di buonissimo livello. Stessa immagine con l'utilizzo dello zoom digitale 4x. Direi che si vede sicuramente un decadimento del dettaglio, tuttavia resta perfettamente leggibile. Potete vedere queste zone appaiono davvero perfettamente identificabili, quindi uno zoom digitale che funziona anche secondo me in maniera abbastanza valida. Vediamo il video in Full HD. Direi che anche in questo caso i risultati sono più che soddisfacenti. Mi pare che il video appaia fluido, riesce a riesporre correttamente anche dopo aver cambiato lo scenario di luce, quindi anche in questo caso mi pare che vada davvero davvero bene la foto videocamera. Vediamo quali sono le impostazioni che possiamo utilizzare. Abbiamo alcune modalità preimpostate, una modalità intelligente, la funzione bellezza di cui parlavo prima, che aiuta a migliorare molto l'incarnato dei volti, l'espansione della gamma dinamica, la modalità panoramica, insomma tutte quelle classiche funzioni che possiamo utilizzare. Entrando nelle impostazioni vere e proprie possiamo trovare l'acquisizione dell'immagine al sorriso, lo scoppio, che è una traduzione un pochino bizzarra della raffica, degli scatti in raffica, le dimensioni delle foto a 8 megapixel e ancora l'accesso alle varie scene. Entrando nella modalità video troviamo la possibilità di attivare la stabilizzazione elettronica del video e la risoluzione, che può passare dal 176x144 che si usava per gli MMS al Full HD 1920x1080 in 16 noni. Proviamo a eseguire anche velocemente uno scatto al solito nostro giocattolino colorato, che ci permette anche di valutare diverse cose. Intanto potete osservare una buonissima rapidità nei tempi di scatto e soprattutto una notevole reattività del motore di messa a fuoco, che riesce davvero a mettere a fuoco correttamente. C'è sicuramente buona presenza di dettaglio anche in questo caso, colori assolutamente ben riprodotti. In definitiva credo che la fotocamera di questo smartphone svolga il proprio lavoro in maniera assolutamente valida. Che cosa si può dire facendo un riassunto complessivo di Honor 3C? Io credo che l'obiettivo sia stato perfettamente centrato, cioè quello di proporre uno smartphone con buone caratteristiche, un buon rapporto qualità-prezzo. C'è qualcosa che secondo me si poteva migliorare: i tasti non retroilluminati. Credo che l'aggiornamento ad Android 4.4 lo renderebbe ancora più fruibile nelle sue potenzialità, anche alle Motion UI. Qui nella versione 2.0, dopo aver provato le versioni successive, soprattutto la 3.0, si vede che è un pochino in affanno, è un po' più moderna l'ultima versione, ma comunque funziona assolutamente, assolutamente bene. Come vi dicevo, nella navigazione internet darei assolutamente la precedenza al browser Chrome rispetto al browser stock, perché funziona meglio. La parte della dual SIM è affidabile, funziona bene con la comodità di avere il doppio tasto integrato nel dialer telefonico, quindi davvero a prova di errore. Si sporca un po' facilmente, come potete vedere durante prima della prova ho cercato di pulirlo, ma basta maneggiare un attimo e si sporca un po' facilmente. Ma in definitiva un prodotto che a 139 euro, secondo me, davvero offre delle grandi potenzialità e un gran divertimento nell'utilizzo. Mi fermo qui per la prova di Honor 3C e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.